Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui con il controller Elite di Xbox One e ve lo faccio vedere ovviamente prima di incominciare a Black Ops 3. Ovviamente Black Ops 3 ve lo farò vedere su PS4 perché sono leggermente più avanti. Qua sono a livello 34 mentre su Xbox One sono a livello 19-20. Non sto giocando tantissimo, sto cercando di dare spazio sia all'uno che all'altro. Quindi non pensate che sono a livelli bassi perché non mi sto impegnando, ma semplicemente ogni volta doversi abituare al controller di PS4, come potete vedere c'è il controller di Black Ops 3, perché c'ho anche la console di Black Ops 3, non mi piace sinceramente tantissimo questo abbinamento grigio, questo arancione, avrei preferito tutto il controller nero con questi simboli tutti arancioni. Comunque sia. Diciamo che ogni volta devo abituarmi a entrambi i controller, però andiamo a vedere questo Xbox Controller Elite di Microsoft. Ovviamente, dopo che pagate 150 euro, giustamente avete un controller che contro cazzi. Come potete vedere, questo è il controller. Semplicemente è un controller che ha delle rifiniture cromate. Molto bello esteticamente, sinceramente, con questo nero opaco, perché alla fine è un nero opaco. I vari stick, la croce direzionale, la possibilità di preimpostare due funzionalità del joystick con vari comandi, eccetera. La possibilità di, come potete vedere, di aggiustare i grilletti, tipo questo grilletto, ragazzi, attraverso queste due levette qui che vedete, ragazzi, queste due levette verdi, è possibile far scendere sino a metà il grilletto, comunque come questo qua, o altrimenti fino in fondo. Vedete la differenza? Questo qua scende sino a qui, l'altro sino in fondo. Poi, qui, come potete vedere, mancano due leve. Queste due leve, le due leve sotto, che sono ovviamente qui, queste leve qui, che ovviamente si attaccano tramite magnete, agganciate così. E si mettono in questa maniera. Io non le uso semplicemente perché non mi servono. E soprattutto, essendo molto delicate, col tocco molto, cioè è facilissimo cliccare il tastino. In questo caso i tasti, come potete vedere, si chiamano P1, P2, P3, P4. Io uso P3 e P1 per, allora, il tastino a sinistra è il tastino per saltare, mentre il tastino a destra è quello per fare gli scatti in scivolata, eccetera. Niente, se entrate sulla One è possibile attraverso gli accessori perfezionare questo controller, nel senso che potete calibrare qualsiasi analogico e qualsiasi stick e i grilletti, anche la loro sensibilità, eccetera, cercare di evitare qualsiasi punto morto e ovviamente, come vedete, impostare due mappature diverse. La croce direzionale è molto carina, questa diciamo che esteticamente è molto bella. Come potete vedere, sono magnetiche. È una croce direzionale molto bellina esteticamente, però secondo me non serve granché. È solo, non lo so, forse per i picchiaduro, boh, non ve lo so dire sinceramente. Poi abbiamo gli stick che ovviamente sono intercambiabili, come potete vedere anche qui, si staccano eccetera, li potete mettere e come potete vedere qui all'interno, olè, ce l'abbiamo fatta. Qui all'interno abbiamo altri due stick che adesso andiamo a togliere, che sono così, sempre con una fossetta all'interno, però più alto, come vi faccio vedere la differenza, che questo è molto più alto e l'altro è molto più basso. Altrimenti abbiamo quelli che secondo me sono più facili da utilizzare per i giochi di corsa, quelli con una specie di fungo che invece che essere affossati al suo interno sono bombati. E secondo me questo è uno stick abbastanza buono per un gioco di macchine. E poi ovviamente abbiamo le altre due levette che vi ho appena detto, che sono L3, no, L2 ed L4, la croce direzionale classica che neanche tiro fuori, e alla fine il controller è questo. 150 euro, un controller veramente bello a mio parere. Sarà che per 150 euro mi sarei aspettato anche la batteria a litio, purtroppo non c'è. Comunque sia, ragazzi, il prossimo video vi farò vedere questo io che gioco su Black Ops 3 con questo controller per farvi capire l'utilizzo di queste leve posteriori che a mio parere possono rendere veramente diverso il gioco.
Nel senso che potrete fare delle cose insieme che magari prima non avreste mai pensato di fare, come saltare e fare i vari salti boss a tipo Advanced Warfare e nel frattempo sparare senza smirare alla grande, tipo sparare da tutt'altra parte. Comunque sì, ragazzi, partiamo subito con Black Ops 3. Eccoci ragazzi, siamo qui su Black Ops 3 con PlayStation 4 in questo caso. Allora, una cosa che devo dire subito è che anche voi avete visto quando ho pubblicato la foto sul mio gruppo Facebook, sulla mia pagina Facebook, è la differenza che c'è tra la versione per Xbox One e la versione per PS4. Innanzitutto vi faccio vedere PS4 semplicemente perché su PS4 sono a livello più alto e volevo farvi vedere anche lo Spectre che mi piace veramente, cioè è veramente una bomba. E mentre su Xbox One, come vedete, sono a livello 20, mi sa 19-20, boh. E ragazzi, che cosa devo dire? Il gioco mi sta piacendo veramente tanto. È veramente fatto bene. Come potete vedere, la grafica secondo me non c'è proprio paragone perché sembra, diciamo, più appannato su Xbox One, mentre su PS4 il personaggio, le mappe, eccetera, sono ben definite, cioè le texture sono ben definite. Non so perché ci sia questo divario tra le due, però sinceramente è piacevole giocarlo in entrambi i casi. Rimarrà sempre dalla parte dell'Xbox One il suo controller che è col controcazzi. Questo controller, diciamo che giocandoci, 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 mi sono abituato, è molto bello, però per il resto anche la console è molto carina a mio parere. Se avessero fatto un'unione tra queste due console sarebbe uscito un mostro, veramente un mostro. Adesso dobbiamo togliere i vari cavi, perché mi sono scordato di dirvi che il controller Elite c'ha anche il cavo USB suo, che è fatto, diciamo, rivestito con una tela nera, non so se si vede, forse sì, si dovrebbe vedere. È fatto in tela nera con dei ricamini in verde, color verde, verde pisello. E nada, bel controller, per carità. Comunque partiamo subito, vi faccio un tutti contro tutti perché, come sapete, io sono nato in tutti contro tutti e morirò in tutti contro tutti. Quindi partiamo subito. Contro tutti. Eccoci ragazzi, allora, io solitamente uso il CUDA con varie ottiche, tutti i calci possibili e immaginabile. Immaginabile, vediamo Black qui, Ops, siete sicuramente ci sarà già uno autorizzati stronzo. No, all'ingaggio. strano. Puttana Eva! Ragazzi, scusatemi se sono così, ma purtroppo sono troppo abituato al controller di One. Vaffanculo ragazzi, vi giuro che mi viene da cliccare le levette posteriori. Purtroppo ormai sono troppo abituato a quel controller. Vedete, porca troia! Su, che stronzo. Ma che cazzo! Ah, ok, vabbè. Grande mirone. Olè. Decisione Ma confermata. vaffanculo ragazzi, purtroppo. Sì, su, chiamala. Vai, 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 vai. E muori. Perfetto, nemico eliminato. Che cazzo è? Minchia, oh ragazzi, quanto sto facendo schifo. Devo riparare un po'. E succhiala. Opla. Vai. Mi sa che era meglio farvi vedere mentre gioco su Xbox One. E dai, c'era sempre uno dietro! Che cazzo! Madonna! Vai, 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 vai! E succhiamela! Vai! Saranno baciati. Ma va a cagare, Cristo! Vai! Ole, e vaffanculo. Vabbè, ho capito, non faccio più il coglione. Minaccia Vai, rimossa. vai, 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 vai.
Non sono abituato a sto caso di... Mamma mia, non lo dietro. Olè, succhia. Opla. Bombetta. E muori, va, pezzo di merda. E sugala. Vai. Ti occorre. E succhia. Vai, vieni. Va, caga. Ma dai, ne ho sempre uno dietro. Ma bello questo spawn, bellissimo. Vai. Durante la virata i sensori avvisano l'obiettivo. Vai. Vaffanculo. Purtroppo ragazzi qui non ci potevo far nulla. Succhia. Gli accredici. Ma vaffanculo! Ma dai! Madonna! Vedete ragazzi, questa cosa di dover mollare. Credo. Dai. Headshot bici, pezzo di merda. Ma che cazzo era, ragazzi? Non lo so neanche io cosa fosse. Quella bombetta di merda. Oh, vai. Opla. Bombetta. Bombette, bitch. Cazzo! Opla. Vai. Ah, bello. Vai, zio Kur. Questo. E muori, va. Sì. Ah, ecco. Sì. Vai. Uno dietro. Sì. Credo. Ragazzi, Zio Kur è tornato. Altro che Advanced Warfare, cazzo. Altro che Advanced Warfare. Questo gioco è una bomba. Per carità, ragazzi, non c'è niente da dire. Questo gioco, cioè Black Ops 2, è stato uno dei miei titoli preferiti. A parte Modern Warfare 2, che veramente sono nato lì. Io, diciamo che ho giocato da sempre lì online. Però mi sono divertito troppo. Questo cazzo di Black Ops 3 è fatto veramente bene. Poi c'ha delle connessioni ottime. E in più volete vedere anche. Ovviamente a me mi si leva. Va bene. Com'era? Bisogna vederlo. Indicatore connessione. Sì, io ce l'avevo. E vi fa vedere anche la connessione. Adesso il mio ping è 400 perché ho terminato la partita. Comunque 2.31. Diciamo che è il mio solito rapporto uccisioni morti che facevo anche su Black Ops 2, su Ghost, eccetera. Vabbè, ragazzi, io direi di farne un'altra giusto per riscaldarci un altro po' e partiamo subito. Eccoci qui, ragazzi. Allora, siamo su Havoc, mi sa. A vedere. Sì, Havoc. Perfetto. Questa è una delle mie mappe preferite. Mi piace molto, sappiatelo. Allora, giriamo qui subito. Eccolo lì già. Vaffanculo! Casino, Cristo! Si rompi i coglioni, Madonna! Ma che cazzo sta dicendo sto coglione? Allora, c'è nessuno, quindi... Non avevo dubbi, cazzo. Io giro sempre nella parte sbagliata, ragazzi. Non avevo proprio dubbi. Dove cazzo sono? Eia, 13. E ti faccio il culo, pezzo di merda. No, ragazzi, tutta un'altra cosa col controller Elite, veramente. Avere quelle levette posteriori è tutta un'altra storia. Sì, tu ancora lì sei. Cosa stai facendo? Sì, 13. Poi. Sì. Oh, zio Kur.
Sì. Che culo! Sì! Qui non ce la facevo, raga, stavo caricando. Porca troia, oh! Ma che cazzo! Vai! Namo! C'è uno stronzo qui. Muori. Outrider neutralizzata. No, non lo uso manco per il cazzo. Vai, ce n'è uno qui. Sì, sì. Vai. Namo. Sì. Vai. Sì. Vai. Vieni, vieni. Sì. Va a cagare! Sì. E intanto sono morto. Vaffanculo. Individuato. Come hai fatto? Vabbè, ero nascosto, però boh. Diciamo che mi ero un po' coperto. Avete rotto il cazzo di campeare. Che hai rotto il cazzo! Madonna, ma come cazzo giocate, oh? No, merda, ero mezzo morto, vaffanculo! Mi stanno shotando troppo, però, ragazzi. Vai, hai rotto il cazzo, ma tu sei sempre fermo! Madonna, quanto fai schifo! Minchia, dopo che provi tutti questi cazzo di angoli e poi ce l'ho anche dietro un coglione! Porca madosca, oh! Vaffanculo! Qui col cazzo, qui col cazzo. Devo cliccare due cazzo di tasti, devo cliccare. Ok, muori, vaffanculo. Sì, succhiamo. Esci da lì. Vai a cagare, non conosci Zio Kur, eh? Mai l'avessi fatto, cazzo! Vabbè. Il curre fa anche le coglionate. E ditelo che vi mancavo, e ditelo che vi mancavo. Succhia. Agente gangster rimosso. Che cazzo è agente gangster? Credici! Opla! Granata, evacuare. Boom, coglione. Facciate. Via. Granata in aria. E basta. Questo. Ma guardati questo, ragazzi. Ma guardate come gioca. Madonna, ragazzi. Reaper eliminato. Puttana troia. Facendo un po' cagare in questa parità, ragazzi. Controlliamo se contatevi sempre gli angoli per qua. Abbiamo capito che sono i camperelli. E vai. Sì, credici. Madonna. Sto già facendo più cagare in questa partita, ragazzi. No, boh. Vabbè. Cazzo, provo a ucciderne uno e arriva all'altro a rompermi il cazzo. Nemico distrutto. Ma perché cado? Vamos, vamos. Sì, credici. Fuga! Mamma, Zio Kur! No, ma perché? Ma perché sparano tutti vicino a me? Sì. Solta.
Ah ragazzi, vinco sempre io, cazzo. Vinco sempre io. Madosca. Super zio curre, ce la fa. Quest'arma è veramente letale, ragazzi. Non so come dire, cioè, è veramente bestiale. Porca puttana. Headshot, bitch. Bitch. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È da molto che non giocavo su Black Ops 3. Sinceramente, vabbè, molto, è un giorno. Sto cercando di dargli più importanza possibile, perché è veramente un titolo di controcazzi. Nel frattempo vi sto cercando, ho preso Fallout 4 per Xbox One e sto cercando Fallout 4 per PS4 per vedere se c'è qualche differenza. Soprattutto mi vorrei prendere la Pip-Boy Edition, che ho visto che è veramente una figata. Cioè ragazzi, io purtroppo non ho avuto neanche il tempo di prenotarla, che era già stata presa. Boh. E vorrei portarvi più video possibili, quindi cercherò di registrarne magari in un giorno un paio, così ve li posso dare in tutta la settimana, perché questo gioco veramente merita. E soprattutto merita anche farvi vedere magari la modalità zombie, che è quella che mi chiedete anche molto spesso, e dove devo trovarvi ovviamente qualche glitch, qualche cazzata di bug per poter magari sopravvivere il più possibile in Shadow of Evil, come cacchio si chiama, e anche The Giant, che sarebbe, non mi ricordo, una mappa di Black Ops 1, no, forse di World at War, boh, non mi ricordo ragazzi. Vabbè, io cercherò di portarvi più video possibile, più possibili. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.